E allora ora voltiamo pagina, perché qualche volta abbiamo parlato, no, dei nostri amici smartphone. Sono sempre con noi, ma quando smettiamo di utilizzarli che fine fanno? E molti rispondono: lo tengo in un cassetto. Quindi abbiamo delle collezioni praticamente di vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, quelle che vengono definite tecnicamente RAE. Ma parliamo di questi, in particolare parliamo di qualcosa di fondamentale per realizzarlo, che sono le terre rare. Lo facciamo con il nostro riferimento scientifico preferito, Valerio Rossi Albertini. Ciao Valerio. Ciao Chiara, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Valerio, sono partita forse un po' da lontano, perché effettivamente questa abitudine, no, di tenere un po' da parte, non saper bene come smaltire le nostre apparecchiature elettroniche, ci appartiene abbastanza. Ma con te voglio andare al cuore della questione in senso stretto. Che cosa contengono di così prezioso questo tipo di apparecchiature? Contengono alcuni elementi, li hai nominati, li hai evocati, le terre rare, che come dice il nome stesso non sono così comuni, e che sono degli elementi particolari che servono per i dispositivi elettronici, cioè per tutta la componentistica che è all'interno dei telefoni cellulari e in generale degli altri dispositivi elettronici, i laptop, i computer propriamente detti, i tablet, eccetera. E il problema contingente, come stavi esponendo tu, è che i telefonini sono degli strumenti molto piccoli, e quindi per poter andare a rintracciare quella piccola quantità di queste terre rare che sono preziose è estremamente complesso. È facile, per così dire, gestire delle grandi quantità, ma quando le quantità sono piccole, sono in traccia appena, è difficile andare a riprenderle, a ripescarle all'interno della circuiteria elettronica, e questo è il motivo per cui ancora non c'è una vera e propria catena di riciclo, ed anche il motivo per cui la gente tende a tenerseli dentro casa, anche per motivi nostalgici, anche perché sono degli archivi della memoria, ma soprattutto perché sanno perfettamente che non c'è un modo per conferirli. Sì, uno li può dare, ma poi anziché stare nei nostri cassetti vanno a finire in magazzini, perché nella maggior parte dei casi il riciclo di questi componenti, che sono pur preziosi, è più costoso che l'estrazione di nuovo materiale dal sottosuolo. Ecco, anche se su questo ci sarà da lavorare, perché effettivamente la questione è che queste terre rare in Italia non ci sono. Allora, aspetta Valerio, scusami, ma mi segnalano che abbiamo una urgenza che arriva da Autostrade, quindi do subito la linea a Stefania Benigni, perché c'è un collegamento. Io Chiara il Green. E noi siamo ancora in diretta con Valerio Rossi Albertini. Valerio, allora, grazie per la tua pazienza, ma evidentemente qui ci sono delle emergenze. Stavamo parlando delle terre rare, questi elementi così preziosi che sono contenuti all'interno dei nostri dispositivi elettronici. Negli ultimi giorni il ministro del Made in Italy, il ministro Urso, ha parlato di questa questione e ha detto che la transizione ecologica è una vera rivoluzione industriale, che dobbiamo arrivare pronti al 2030 e lo dobbiamo fare con degli obiettivi sfidanti anche riguardo a questo. Noi di solito dove andiamo a cercare questi elementi? A questi elementi diciamo che in piccola quantità sono stati rintracciati anche in Europa, però la grande produzione qui, diciamo, che a cui noi attingiamo è dalla Cina oppure dai paesi dell'ex Unione Sovietica. Ce ne sono in Georgia, ce ne sono in Armenia, in Azerbaigian. Quindi è un materiale molto prezioso e proveniente da paesi che in alcuni casi sono anche un po' geopoliticamente instabili. Questo è il motivo per cui gli scienziati dei materiali stanno cercando tanto quanto possibile di ridurre la quantità di questi elementi che sono necessari per la componentistica elettronica, non solo, anche per i motori elettrici. I motori elettrici su cui si baserà la conversione della mobilità
entro, ricordiamolo agli ascoltatori, che entro il 2035 le case automobilistiche europee non saranno più autorizzate a produrre motori a combustione interna, motori a scoppio, e quindi la richiesta sul mercato di questi elementi tenderà a crescere. Per compensare questa tendenza, questa progressione, gli scienziati stanno cercando di diminuire progressivamente l'abbondanza di queste sostanze da immettere all'interno dei motori elettrici e dei dispositivi elettronici. Ecco perché allora, no, il ministro parlava proprio di una nuova rivoluzione industriale green. Noi continuiamo a parlarne, Valerio, rimani ancora con noi, ma certo, lo facciamo tra pochissimo, perché evidentemente questo è qualcosa che riguarda il nostro futuro molto da vicino. E intanto arriva The Weeknd. Io, noi siamo ancora con Valerio Rossi Albertini e stiamo parlando dei nostri dispositivi elettrici, elettronici e delle batterie delle future auto che nel 2035 guideremo tutti quanti qui in Europa, viste le nuove disposizioni, e del fatto che per realizzarle servono queste terre rare che sono così complesse da reperire. Valerio, allora, noi abbiamo bisogno di una strategia per capire se ce ne sono in casa, per capire con quale paese interfacciarsi all'estero, possibilmente che sia un paese diciamo che non abbia delle fragilità, diciamo così, o delle situazioni, no, geopoliticamente instabili. Sì, è così. Il nostro principale fornitore, nostro, di tutte quante le aziende occidentali, era la Cina. Ma quando la Cina ha intrapreso questa politica, l'abbiamo sempre detto, la Cina è ambivalente. Da una parte continua a bruciare montagne di carbone, dall'altra parte invece sta intraprendendo una politica di innovazione tecnologica ambientalmente sostenibile molto, molto dinamica. E l'annuncio che hanno dato l'anno scorso è che queste sostanze, questi elementi che sono appunto scarsi, verranno utilizzati dalla Cina soprattutto per soddisfare la domanda interna. E perciò la principale fonte di approvvigionamento di queste sostanze ci sta venendo a mancare, ed è per questo, ancora una volta, che Dio acqua al mio mulino, alcuni dicono, però è la realtà. Bisogna spingere molto sulla ricerca, perché la ricerca ha dimostrato nel corso del tempo che ci si può affrancare progressivamente dalle tecnologie tradizionali, così come il motore elettrico soppianterà il motore a scoppio che ha degli effetti collaterali indesiderati che tutti conosciamo, così le nuove tecnologie dei dispositivi elettronici e dei motori elettrici faranno sempre meno ricorso a queste sostanze. Quindi da una parte certo dobbiamo ricercare un partner affidabile, dall'altra parte dobbiamo spingere sulla ricerca perché non ci sia più bisogno, o ci sia bisogno in quantità marginale, di approvvigionamento di questi materiali. Ricerca e innovazione sono sempre la base della spinta per il futuro. Volevo fare solo una precisazione, perché in realtà il ministro Urso ha anche parlato del fatto che il riciclo dovrà coprire fino al 15% del consumo, e quindi ridurre l'esportazione da un altro paese. In Italia noi lo stiamo facendo, perché c'è comunque il consorzio Aerion che ha già riciclato 257.000 tonnellate dei nostri rifiuti elettrici ed elettronici, che comunque non sono proprio pochissimi, un buon inizio. Non sono pochissimi, però il punto è questo che dicevo, rispetto al riciclo di altri materiali, in cui ad esempio il legno che si ricicla, il legno commerciale fino al 70%, siamo ancora indietro. Siamo ancora indietro, c'è moltissimo. Le tecnologie sono costose, e ancora una volta bisogna spingere sulla ricerca per abbattere i costi, perché il riciclo è l'unica vera risposta alla carenza di approvvigionamento dei materiali rari. Grazie per averlo ricordato ancora una volta, e grazie per essere stato con noi, Valerio Rossi Albertini. Ci troviamo la prossima settimana. È arrivato il momento di salutare.